Disastro treni, ancora un'altra, l'ennesima mattinata di disagi dopo la giornata di ieri in cui il servizio ferroviario ha subito pesanti ritardi e rallentamenti a causa di diversi fattori, tra cui rami su binari e una serie di guasti. Oggi la scena si ripete: un guasto ad un treno merci che è rimasto fermo tra le stazioni di Monza e Desio ha causato ritardi ai treni della linea, variazioni di percorso e cancellazioni. Il treno guasto è stato rimosso e la circolazione è ripresa gradualmente, si legge sul sito di Trenord. La linea interessata è la Chiasso-Como-Milano-Rho. Sono 19 i treni che nell'arco della mattinata hanno subito ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni, soprattutto durante le prime ore del mattino e in particolare sulle linee suburbane S9 che collega Saronno-Seregno-Milano-Albairate ed S11 Chiasso-Como-Milano-Rho. Alla situazione già fortemente critica si è aggiunto un ulteriore guasto su un'altra linea comasca. Si tratta della linea regionale Como-Molteno-Lecco. Anche in questo caso i disagi sono iniziati nelle prime ore del mattino a causa di un guasto all'infrastruttura nelle vicinanze di Val Madrera. Il sito di Trenord ha informato i viaggiatori che il guasto è stato risolto dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Risultato: ritardi e variazioni per una serie di convogli, 16 in totale nell'arco della mattinata, i treni che hanno registrato cancellazioni, ritardi e variazioni. E ancora un guasto ad un passaggio a livello nelle vicinanze della stazione di Paderno Dugnana ha rallentato la circolazione dei treni su tutta la linea Asso-Milano, causando notevoli ritardi. Danni infine provocati anche dal maltempo e dalle abbondanti precipitazioni. Sulla stessa linea ferroviaria, il treno 24229 da Seveso e diretto a Milano Rogoredo ha registrato 39 minuti di ritardo a causa di un guasto all'infrastruttura causato dalle avverse condizioni meteo. Tanta la rabbia dei pendolari, oramai disagi quotidiani vissuti da viaggiatori sulle linee ferroviarie lombarde ed in particolare quelle comasche non fanno più notizia, tanto sono all'ordine del giorno. Non si contano nemmeno più le mattine perse o fortemente penalizzate proprio a causa del trasporto ferroviario. Un'altra giornata nera, l'ennesima per i viaggiatori.